sono traditori i corrotti, ma di più. Nella prima cosa la definizione del corrotto, uno che ruba, uno che uccide. La seconda cosa aspetta ai corrotti? Questa è la maledizione di Dio, perché hanno sfruttato gli innocenti, coloro che non possono difendersi. E lo hanno fatto con guanti bianchi, da lontano, senza sporcarsi le mani. La terza cosa, ma c'è una uscita, una porta di uscita per i corrotti? Sì. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. Cominciò a fare penitenza. Lo stesso che aveva fatto quell'uomo tanto buono, ma che aveva caduto in corruzione, il santo Davide. Ho peccato. E piangeva. Faceva penitenza, si pentiva. Questa è la porta di uscita per i corrotti politici, per i corrotti affaristi e per i corrotti ecclesiastici. Chiedere perdono. E al Signore piace questo. E dice, un po' parlando con un amico, hai visto come Acab si è umiliato davanti da me? E il Signore perdona. Ma perdona quando i corrotti fanno questo. Quando i corrotti fanno quello che ha fatto Zaccheo. Ho rubato, Signore. Darò 4 volte quello che ho rubato. Fa penitenza. Quando noi leggiamo sui giornali che questo è corrotto, quell'altro è un corrotto, che ha fatto quell'atto di corruzione e che la tangente va di qua e di là e anche tante cose, anche di alcuni prelati, come cristiani, il nostro dovere è chiedere perdono per loro e chiedere al Signore gli dia la grazia di pentirsi, che non muoiano col cuore corrotto, perché saranno i cani dell'inferno a lambere il loro sangue. Condannare i corrotti? Sì. Chiedere la grazia di non diventare corrotti? Sì. Ma anche pregare per la conversione di loro.